Anche l'UPA, Unione delle Province Abruzzesi, scende in campo a fianco della marineria, perché sul problema del caro gasolio solo parzialmente incide il decreto energia e non solo per la limitata efficacia temporale. Gli effetti della guerra in Ucraina hanno aggravato una situazione già difficile per la categoria che oggi ha bisogno di risposte e certezze e non più di parole. Per questo l'UPA, nella sala consigliare del Comune di Pescara, ha aperto un confronto con i politici e amministratori locali, ma soprattutto con i parlamentari, quelli più vicini a poter incidere sulle scelte e decisioni di un governo che ancora non vede un'adeguata azione a sostegno di questo momento difficile, un momento difficile che sia pur affrontato nel decreto legge 21 non è ancora minimamente idoneo per supportare almeno lo sforzo che stanno facendo i nostri operatori del settore della pesca, perché intanto incide sulle accise. Le accise non riguardano purtroppo le modalità di acquisto, quindi il prezzo che i pescatori corrispondono per la fornitura del gasolio, quindi dobbiamo necessariamente incidere in maniera più significativa. Occorre una misura ad hoc, una misura che soprattutto sia capace di riportare almeno in termini paragonabili il costo originale rispetto a quello attuale. Un momento in cui tra l'altro si avvicina, quindi il momento del lancio della stagione turistica estiva, quindi siamo alle porte, siamo al momento in cui questo settore prende quella forza, prende quella capacità di sviluppo che ovviamente rappresenta la piena stagione e l'opportunità, tra l'altro che dovrebbe essere anche il momento di rilancio di un settore che ha difficoltà rispetto anche ai 2 anni di pandemia.